Buonasera a tutti ragazzi, siamo ritornati come non si sapeva, ma è tornato. Qui abbiamo il grande Mirko che stasera è venuto a farci un salutino, quindi mi sono permesso io di accendere il canale Capelli Intelligenti, perché quando viene il grande Mirko c'ha solo una stampella. Come stai, Mitico? Meglio, tutto a posto. Ciao Gerardina, guarda chi c'è. Ho fatto uno champagne allo champagne. Abbiamo il mitico allo champagne. E lo shampoo allo champagne. Quindi. Ma che fai? Perdi i capelli? Davvero, guarda un po'. Un saluto ancora agli amici Instagram, un saluto veloce ragazzi, però il grande Mirko non si può lasciare. Ciao Gerardino, come stai? Ciao Tiziano, ciao Vittorio, ciao Giancarlo, come stai? Ciao Giancarlo, ciao Fabrizio, ciao Alda, il grande Mirchino, che ci dici con quelli di capelli intelligenti? Sei a posto? Oh, Lady Blue, fai vedere? Blue. Ciao Lady. Ciao. Che gli hai fatto? Un trapiantino stasera? Un trapiantino. Ho fatto lo champagne. Gerardina dice Mirchino, dove vai Lady Blue? Mirchino ti dice, che gli dice a Gerardina? Gente, ciao Giuseppe. Sei sempre gente poi l'altro. Senti, cercando, mi hanno detto, tutto bene, stiamo bene. Va bene. Diglielo a Giorgia, hai visto? Lo sai Mirko chi è, no? Se si segui sulla pelle intelligente, noi abbiamo il dispositivo medico. Mirko è un ex calvo che utilizza del nostro bene amato Geco. Quindi vedete il risultato è straordinario, rispetto alle protesi con la colla e l'adesivo, roba vecchia degli anni 80. Quindi puoi fare, poi Mirko è stato un pioniere della colla, vero? Pioniere della colla per 15 anni proprio. Sei stato un pioniere della colla e poi l'hai abbandonata, perché ormai voglio dire, lo sapete, se abbandonerà anche internet di adesso, ci sarà l'internet 3.0 totalmente decentralizzato, quindi con la gestione attraverso la blockchain, no? Quindi contratti intelligenti, smart contract, quindi anche internet adesso è vecchio, quindi tutte le innovazioni portano un passo avanti. Quindi io consiglio di poter provare la tecnologia del Geco, va bene, in poche ore, con un investimento di quant'è? Di poco. Il costo poco. Di poco, la prova pochissima, la prova 30 o 450 euro che poi viene rimborsata. Quindi questo è. Detto questo, chi ci racconti? Dai, un salutino. Vai, andiamo al tempo. Ciao Francesco, ciao Gino, vedi c'è il grande Mirko qui. Mirko Tronco de Faggio. Ciao Tronco. Tronco di Fino, dai. Niente genio, un po' di tempo. Allora, avete convinto il grande Mirko a non utilizzare il gel. Per far vedere anche. Perché hai abbandonato la colla? Perché dentro la colla si sta male, molto male. Molto male. Molto, molto male. Volete mettere l'attaccatura, le sequenze, controllare l'attaccatura, signore. Si vede? Si può controllare? Si vede? Si vede l'attaccatura, si vede? Controllare l'attaccatura. Ciao Salvatore, oh, il grande Salva, numero uno, sei te un numero uno, perché la Sicilia è straordinaria, ti aspetto sempre, seguici, Numero uno Salva da Caltanissetta. Ciao Salva. Si vede, fammi vedere. Non avendo spessore Onyx, è anche meglio di un trapianto, lo ci voglio dire io, no? Poi ognuno sceglie la sua fortezza, i nostri numerosi live vedrete che ognuno ha una sua scelta, una sua capigliatura, una sua immagine, quindi non possono essere sempre uguali, no? Quindi qualcuno può dire, ma ci sono delle attaccature che sono più forti, ma queste sono scelte al cliente, quindi non si può pensare di poter avere sempre... Dall'età, poi, certo. No? Un ragazzo di 20 anni vuole il ciuffo. Ciao Massi, ciao Este, ciao Paolo, fammi vedere. Che mi volevi dell'attaccatura? Cioè parlavi della colla, quindi? No, la colla è inefficiente. Un'attaccatura così la colla non te la darà mai. Mai.
un frontale così la Paola non te lo darà mai. No, senti Gerardina, è a fare le frittelle e cenci, buonissime. Beh, ce le mandi, spedisci, ce le do. Ciao Daniel, ciao Maria. No, ma a parte tutto, io non è che voglio denigrare le tecnologie vecchie, però alla fine, fino al 2009 si usava anche noi la colla. Per amor di Dio. Io dico sempre, venite a provare, chi passa dalla colla alla tecnologia 3T Ionix e capelli intelligenti non torna indietro, è come passare da una dentiera a un dente fisso. Questa è la... Poi tutta la tecnologia è ben più complessa, i capelli intelligenti sono veri, vivi, che si autopuliscono, si autogestiscono, danno un risultato straordinario, quindi non posso... Gerardina, ce li mandi, se no si viene noi. Ora però siamo in zona gialla... Gerardina è nelle zone dove si mangia al top. Ciao Stefano, fammi vedere questa... Ma te quando avevi la colla facevi così? Uguale. Quando avevo scappavo, tenevo così. Certe sudate dentro, pareva auto. Però la tuta dimagrante che era lì. Ma come facevi? Ma lì mi sei stretto anche il cervello. No, ma all'epoca non c'era, ma all'epoca non c'era altro. No, all'epoca era il top, eri. No, all'epoca sì. Eri al top. All'epoca sì, c'era quello. Eri il meglio. Era il meglio. Però oggi giorno che ci ciao mitico pure. Julian, come stai? Sei il numero uno assoluto, eh? Ciao Paolo, come state ragazzi? Stasera è venerdì, la sera si mangia, allora il venerdì si mangia la pizza, la casa del presidente si mangia la pizza. Veramente? È una casa del presidente si mangia la pizza. Ciao, non lo so, uccellini. Mirchino, gli dici a un cliente che oggi che ha fatto? Vuole ritrovare l'immagine della... No, allora, se vuol cambiare totalmente e avere vedere, più sicurezza, deve passare per forza da questi uffici. Mi fai vedere un attimo, guardiamo un po' la perfezione. No, io voglio vedere, no? Però ti manca un po' di capelli, io qui un po' di lozione ce la metterei, No, per naturalità è meglio. Gerardina è toscana anche lei, grande toscana, Gerardina, ascoltami, comunque faccela assaggiare queste frittelline, noi siamo dei cavalli golosi, capito? Ciao Maria, li voglio anch'io, Gianni, Dio buono, ma un capello così tu puoi dominare il mondo, guarda lui, guardami bene, Gianni, pensati un capello così, va bene? Neanche il dottor Brahman te ne mette uno per uno così, vieni qua. Vedi, grande Mirko. Ciao Antoine, sei un numero uno. Vuole sapere come sta il ginocchio. Grazie Antoine, meglio. Antoine, l'artista, meglio, è un numero uno. Grazie, Antoine, ti aspettiamo. Quindi ti stanno acclamando le folle. Giovedì prossimo un appuntamento con Antoine. Il giovane artista. Se viene quando c'è Antoine, il giovane artista, sei il benvenuto. Giovedì prossimo, cercherò di venire anch'io, Antoine. Vengo a vederti. Scusate, se ce la faccio mercoledì allora. Questa attacca mi comanda, dice che va bene, capa Instagram. Sì, va bene. Capa Instagram dice che va bene. La capa dice questo. Allora, perché alcune volte, cioè te come ti piace? Cioè come lo vedi siccome sei nella moda, insomma, vivi nell'alta moda, no? Bene, si può dire, ormai ti conoscono tutti. Sei un personaggio pubblico, no? Quindi allora ti dico, come lo vedi cioè, l'uomo 2021, no? Con acconciatura per essere al top, cosa deve avere? Come deve essere? Come lo immagini? Cioè, dimmelo. No, come lo vestiresti dai capelli a... Mercoledì? Guarda, hai fatto la promessa a Antoine, il giovane artista. Allora... Ve lo scrivo, ok. Se me lo ricordano, Antoine, mercoledì mattina mi chiamano, se me lo ricordano. Ma te utilizzi la 3T Ionix Respira, la 3T Ionix Respira XT o la 3T Ionix Long Range? Perché ora stiamo... Allora, questa è 3D con le bombole d'ossigeno dietro. Perché la notte le bombole d'ossigeno respira la 3T Oxygen. E quella al titanio. Titanio Costa, il presidente... Titanio? È titanio. Ma uno scherzo, dai. Queste cose che vedete è oro. Ciao Francesco, ciao Rino. Allora, per avere un capello così, Gianni, puoi avere un capello alla Mirko, capisci? Così sfrontato. Visto anche quello è un capello da stronzo, eh? Vero o no? Sì. È un capello che ora mi lascio di tutta la coda. È vero? Giro la coda. Sì. Voglio fare la coda.
Il grande Mirko si può allungare i capelli. No, fare, poi fare le treccine attaccate con le pomodine. No, ciao Rino! No! Rino. Venerdì sono stato attirato dal mitico Pino, vi mando un abbraccio a tutti. Oh! Ti abbracciamo anche noi, capito Rino? Numero uno, Pino Amati, grande amico e pioniere di questo settore. Un saluto a Pino, un abbraccione. Mitico presidente del Piemonte, per me è il presidente del Piemonte. Grande Rino, ciao Mary. Allora, per un capello alla Mirko, così. Quindi come lo vedi ragazzo del 2021? Cioè, come, che capelli deve avere? Continua a andare le barbe, questo di sicuro. Chi se la fa crescere, questo è... Io invece mi sto un attimino, faccio come il nostro presidente, vedo un prospettive. Mi sono dei capelli lunghi, allora mi preparo. Ok, ciao Rossana. Pietro dice, posso sapere i costi annuali compresa la manutenzione? Allora. Col tagliando e tutto, gomme, aria condizionata. No, allora pensa un attimo, non avendo più adesivi e colla, te i costi di manutenzione sono molto pochi, perché alla fine te la puoi gestire completamente in autonomia, Pietro, capito? Quindi se te fai il piano di garanzia parziale, passi alla prova 30, fai 450 euro, poi il cashback ti viene dato indietro, quindi è come se l'avessi pagata gratis. Se decidi di fare il piano di garanzia, quindi l'assicurazione per un anno, come ti posso dire, come l'assicurazione della macchina, no? Puoi fare fino a 60 mesi, ma essendo un cliente nuovo, poi quello lo farai se domani sarai un cliente e vuoi... Cosa succede nei 12 mesi? Ti viene detratta la prova 30, quindi in meno provi la tecnologia del GECO. Poi, trovata la membrana per te, te poi vieni una, due volte, tre volte e poi ti gestisci completamente a casa e puoi tornare ogni 3-4 mesi. Fai conto, se io parto dal piano base, non ti ho visto, ti dico abbraccio, la garanzia modulata parte da 1.800 euro per il primo anno, quindi un costo accessibilissimo per gestire, insomma, alla fine se poi togli la prova 30 ti puoi gestire tutto quello che vuoi, insomma, alla fine levi le manutenzioni, insomma, penso sia un costo che ti puoi gestire. Attenzione, ciao Betta, come stai? Doc, a tutti presenti. Un saluto a Elisabetta. Elisabetta è una fan. Elisabetta, sto parlando con Instagram che ci vuole rapporti non indifferenti. No. Guarda un po', che ci vuole un trapianto da Instagram. Sì. Ti stai andando via capello o no? Davvero? Ti stai andando via capello. Vengo anche battuto all'asta. Ciao Mina. Ciao Betta, numero uno sei, Che fate stasera, venerdì? Zona gialla, arancione o rosse? Non ci sono. Gialla. Non ci sono. È sempre gialla, stasera state a casa. Pietro, interrotto il costo medio, se ho capito bene, compresi i dispositivi. Sì, io penso di sì, ma il secondo anno ti può costare anche molto meno, ricorda. Ma io ti ho detto una cosa, ma è un costo accessibile, io ti dico, però prima di fare il piano, si interrompe il video continuamente, io ho levo la... Anni di là. Abbiamo un accumulo. Fai la prova 30, Pietro, ti lascio il numero, va bene? Io non so dove sei, io ti consiglio, fai la prova 30, dai retta a me. Prova 30, facciamo la prova 30. Dai retta al presidente, capito? Poi tanto non è che vai a pagare di più, almeno ti capisci, la tecnologia, vedi se tutto è a posto e può fare per te, te in qualche giorno puoi fare la prova 30, ora siamo un pochino più... Con la parte degli appuntamenti siamo un po' più lenti, però insomma di solito te in qualche giorno la puoi fare. Quindi decidi, vai, ti rechi in un centro, prima telefoni, mi fai sapere dove sei, noi siamo a Calenzano, c'è Firenze, centro. Poi noi abbiamo centri in tutta Italia, vai. Non c'è da aspettare mesi, come sento io parlare con le protesi normali, con la colla, io non lo ma so che fare. Io dico, oggi il servizio mezz'ora. È questo, sì, si potrebbe fare anche in mezz'ora, ma non mezz'ora. È... Voglio dire, oggi in servizio prendiamo le impronte digitali. Se te hai furia, va bene. Comunque, in giro di qualche giorno, dai, su. Ok, tempo di dire, prendi l'appuntamento, fai tutto quello che devi fare. Vengo a casa io. E vai, Pietro. Io ti consiglierei di fare questo. Ciao Francesco, ciao Nicola, ciao Pietro, Maurizio. Vuole sapere se c'è un centro a Bari. Sì, c'è un centro a Bari. Ah, Pietro? Pietro chi? Pietro Antonio. Pietro Antonio Porpora. Mitico Antonio, allora mi segui di qua o di là? Oh, sono geloso perché eri di qua su Facebook, sei saltato su Instagram. Tutte, oh, le fa tutte. Però, Antonio, ti dico io, esistono vari tipi di garanzia. La garanzia normale, cioè la garanzia full, ha un costo ben più alto di quello che ho detto qua. Quindi io dico,
dovete personalizzare il vostro piano di garanzia con la tecnologia 3T, perché è un costo veramente abbordabile per tutto, insomma, la tecnologia. Poi si può ancora scendere con la tecnologia long range, ma questo seguitemi, poi diventate intanto clienti e poi dopo vi faccio capire io dove potete interagire. Antonio, anche su Facebook si blocca. Ah, ok, mi dispiace, lo so. Ciao Ravi, Genova ci siamo, ma te potresti andare a Alessandria. Perché la prima volta venite tutti qua, oh, vi devo vedere io. Oh, la prima volta, giù, fate qualche chilometro, facciamo una consultazione. Avec moi les choses, je parle français. Ravi, siamo, ascoltami, a Genova, Palermo ci siamo, sì, Giancarlo, sì. Vai con Massimo, il dottor Massimo, no, il direttore Massimo. Aereo privato, non c'è l'aereo privato per la 3T? Per andare a Palermo? Non lo so io. A parlare. Vi accompagna il grande Mirko, comunque è un costo accessibile a tutti. Potete mandare il numero del lavoro di Genova, grazie. Ti mando, però la prassi è sempre la stessa, Ravi, abbi pazienza, bisogna tu telefona qua e poi ti passano il centro di Genova. Sta leggendo, sì? Sì. Bravo. Non mi cade tutto. Guarda un po', divertiamo. Tre anni. Io mentre fate i capelli... Ciao Cookie! C'è responsabile. Ciao Cookie, siete Alessandria. Certo, Alessandria c'è il mitico Pino Amati. Una leggenda, quindi un grande professionista, uno dei più grandi pionieri che di questo settore la storia ricordi. Puoi andare direttamente a Alessandria, telefona a questo numero che sei sotto in sovraimpressione. Oh. 88 25 717. Ciao Angelo. E poi potete avere il capello 3T Ionis, che è la tecnologia del GECO, a scomparsa come Mirko, vedi? A scomparsa. Le troverete tutti in casa, non vi preoccupate. Vi scompare, ma le trovate tutti in casa, che avete ciechi. Io in casa sono pieno, c'erano 1500. Perché la notte mi si attaccano tutti. Ah, ok. Allora Ravi mi dice: abbiamo chiamato il numero due volte, ma mi dicono di richiameremo. Ravi, ma non richiamo. Radi da Genova. Ho chiamato prima, ci vuole qualche giorno. Ah, ok. Ravi, aspetta, ascoltami. Massimo, allora minimo 24, massimo 48 ore. Ora, cioè, sabato e domenica. È già stato mandato al centro. Ravi, stai tranquillo, perché ora siamo anche un pochino. Perché siete centinaia alla settimana, in tutto, cioè, è una cosa incredibile, ma insomma. Si riesce pian piano a nel giro di 48-72 ore, ti dico, di verrai richiamato, non ti preoccupare, va bene? Ciao Samir, ciao Gabri, ciao allora, Herman. Ok, grazie a te Ravi. Io sto vendendo ciechi, sono ciechi colorati, vivi, stanno benissimo, a casa ne ho 1500, chi le vuole gliele regalo. Che c'hai? I ciechi. Perché la notte me ne metto sulla testa. Ah, i ciechi? I ciechi. Ah, no, perché la mascherina no, i ciechi. Ciao Sampa! Chi è Sampa? Sampa è... ci segue. Ma c'è anche Sami? Ho sentito bene? C'è Sami. Sami. Non so come fa di cognome Sami. Sami Raza. Allora sì, da lei. Sami, ti sei nascosta a Roma? Brava Sami, continua. È venuto a cercarti lui, Sono venuto, guarda là. Mi sono anche operato a Roma. Guarda là, Sami. Fagli vedere, guarda. Mi sono anche operato a Roma. Vedi questa? Mi potevi fare da infermiera, Sami? Da solo come un cane. Ciao Ale, numero uno, Chi ha bisogno di un insomma di un bed and breakfast di livello qui a Firenze e dintorni, chiamate Alessandro Ciccarelli. Alessandro Ciccarelli? Sì, numero uno. Alessandro. Grande amico mio, consiglio io tutto il servizio, dormire, mangiare, bere. Insomma, Alessandro che conosco io. Guardare la Firenze. Alessandro che conosco io. Sì. Perfetto. Quindi Mirchino, dimmi un salutino, poi si va via. Un salutino, sì, se no diventa pesante. Io spero. Poi ve lo riguardate dopo in seconda serata. Spero che gli indecisi veramente chiamano e fanno la prova. Parte gli scherzi, fate la prova. Non ma perché gli dici? Per avere la 3T long range o per dire la 3T respiro? Per avere questo frontale, fammi capire. Io per avere questo frontale qui, il presidente dice cosa prendere. Però dico questo, perché chi fa le prove, piano piano poi... Devo un attimino abituarsi, cioè non si trova subito il suo 100%. Ma è una questione, diciamo, dalla prova 30 in poi la scheda tecnica, ma quello è normale. Poi dopo migliorano perfettamente.
Si possono gestire a casa da soli? Alla grande, ma scusa, con lockdown eravamo in grado di farli gestire a casa. A noi ci telefonavano la gente con la colla, gli adesivi, e li colava tutto un casino. Ma che scherzo, io ho visto quell'aria tutti i cosi. Uscivi e c'era per l'aria tutta questa roba, tutta quella cosa. No, c'è chi se lo toglie, chi si rasa, tutto, capito? No, la partita non lo puoi tenere. È vero. Non lo puoi tenere. Anche perché se non c'hai gli strumenti non lo puoi tenere. Questa è l'unica cosa che ti permette di fartelo a casa da solo. Sfido chiunque. Grande Rino, è vero, è vero, è vero. A Genova vanno tutti Alessandro, è chiaro. E va perché c'è il grande Pino. Quindi, Pino, con la tecnologia 3T, lockdown o non lockdown, 6 mesi in America, potete andare 8 mesi in Russia, 12 mesi in Asia, non avete nessun problema. Non è che dovete tornare al centro. È vero, e mi mandano un piccione. Piccione viaggiatore. Ciao Clemens, quindi, Didi, cosa devono fare per avere un capello come il tuo? Devono solo venire qua o nel centro di per provarlo, provatelo, perché guardarlo e basta non ti rende. Non rende, bisogna provarlo su se stessi. Quindi buttare la colla, buttare o gli adesivi via. Le vecchie hanno fatto un passo nel futuro. Ciao Angelo, come stai? Dico bene? Ciao Gae, ragazzi di Instagram, stasera tanto a casa del presidente c'è la pizza, c'è pizza fatta bene. Ciao Giampiero. Alle 10 tutto a casa. Eh? Alle 10 tutto a casa. Birra quella artigianale, top. Alle 10 tutto a casa. Poi collegamento su Smart TV su YouTube per vedere se arrivano i primi commenti su i capelli intelligenti. Certo. E poi un bel film su Rakuten TV. Gaetano dice che sei bellissimo. Grazie Gae. Grande Gae. Grazie Gae. Come lo vedi? Grazie Gae. Mamma mia. L'età. Un mito, una leggenda dalla parte di Pisa, Livorno, capito? E il grande Loreano. Lui è stato il primo in Ferrari 3T negli anni che allora non sospetti, dal 2010. Grande amico Lori, grande. Guarda, ascolta, come lo vedi lui che sta provando la 3T Respira XT? Respira XT. Allora, insieme a questi tipi di capelli intelligenti c'è anche la lozione. Piantano ha detto ti porta a cena. Cerchi il mega. Ciao Lorianino, ciao Fulvio. Dove? Ma però dove? La sera non si può andare, la sera si può andare. Dove? Il pomeriggio, a pranzo lo devi portare, a pranzo, alla luce. Io ora ti pettini così, ti pettini. Certo. Alla luce ce l'hanno spenta. Alla luce, perché a nome di candela volevo dare questa, hai capito? Questa enfasi. È arrivato un messaggio a Cointelegraph. Hacker White, no, riceve $700,000 di... Okay. A pranzo, allora detto. A pranzo, mi raccomando, perché siamo in zona gialla, va bene? A pranzo. Te ti presenti con... Quando verrai a Firenze, che sai? Quando verrai a Firenze, volentieri. Oh, c'è il tacco a Loreano mi ha detto, guarda che c'è Loreano. Oh, Loreano. Loreano mi ha detto, ma io ce l'ho. Dimmi, ma secondo te Loreano, te tu c'hai un piano di garanzia che prevede le uscite del 2021, 2022, 2023, 2024. E poi prevede. Te quando moto, lo vuoi farci un giro, va bene? Me lo dici niente, si fa il cambio. Con la di blu ti si mette ai box e vai, esci fuori per il campionato del mondo. Esatto, quando lo vuoi provare, lo puoi provare. Un pranzo a maggio, no? Sì, un pranzo. Gaetano vuole il tuo numero. Sì. Gaetano. Si possa andare in diretta, no? No, in diretta non. In diretta no, Gae. In diretta non si può andare, ragazzi. Solo in sede privata. Solo in sede privata. Allora, però qui mi sa che ci spengono le luci, io direi... Non andiamo via, perché vogliono andare via, ragazzi. Hanno lavorato tutto oggi, basta, bravo. Cosa è arrivato lì da molto? Ciao Fred, allora cosa devono fare? Devono andare in Turchia per avere questo effetto o devono venire a Calenzano? Ma io in Turchia ora vado là come andrei per prendere il Covid e tornare. Però secondo me è provare prima. Ciao Lorianino! Provate prima. Grazie ancora per tutti i regali che li fa le ragazze, perché sei meraviglioso. Provate prima e poi decidete. Secondo me da provare prima. Ok. Un'integrazione naturale. Neanche violenta, naturale, senza colle, senza nulla, lo provate e poi decidete voi, fate i confronti, fate. Sicuramente tanti capelli non ve ne innestano, ma neanche, vabbè, magari possono migliorare, questo io non so, vero Massimo, che buon lavoro, salutiamo tutti i nostri
Io vi direi di riguardarvelo con calma in doppia serata stasera, con calma, quando ci avete i piedi sotto il tavolo. Certo. Quindi accendete magari la Smart TV, vi collegate su YouTube, sul canale SicurMed Cura dei Capelli. Cura dei Capelli. Va bene? E lo potete guardare. Okay. Ciao Lady Blue. Quindi ciao. Io direi un saluto a tutti gli amici di Instagram, buon fine settimana e continuate a seguirci, riposatevi e ne riparleremo lunedì. Un saluto al grande Mirko. Ciao a tutti. Un saluto ciao al presidente Max, da Capelli Intelligenti. Chiedete. Se avete dubbi, chiedete, ragazzi. Chiedete. Ciao a tutti. Buon fine settimana a tutti. Ciao a tutti. Con il frontale a scomparsa del grande Mirko.